No, ma non è ancora partita. Sì, sì, è partito. È partita. No, vabbè, ma per StreamYard, ma su YouTube vedo ancora la schermata di Nico. Ciao a tutti, ragazzi! Ciao a tutti! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Siamo riusciti a convincere il caro Nicola, il nostro amico, a venire in live con noi. Bella! Ciao, ragazzi! Io, per tanto fortuna, sono tornato in me. Non sono Nicola Giustinelli. L'ha trollato, ci avevano creduto tutti. Aspettate un po' che voglio capire chi è che fa casino. Parla Alda. Quando senti la mia voce ripetuta, perché la senti ripetuta, però non... Non capisco, infatti. Potrei anche deve tranquillamente essere io che faccio casino. Sto parlando e quando parlo io non mi sembra che ritorni. Io però sento soltanto Alda ripetuto. Cioè che vi togliete tutte le cam, uno fa un audio e vediamo se brilla qualcuno di voi. Proviamo, se capisco come cazzo si fa. Perfetto. C'era una volta, vai, tanto comincio. Tempo fa, le tette. Niente. Alleluia. Quindi? Io però sento Alta ripetuto. Però io non brillo dopo. Tutti quanti, è Alta l'assassino, ha fatto la fake task. È l'imposto. Eh sì, è vero, è Ale. Che dici, la facciamo la condivisione per vedere i toto annunci di Enemy Click? Siamo con le giampate. Ma questo mi pare molto Harry Potter. Praticamente c'è questo tizio che è straforte, vive in un mondo di magia, ma lui si fa la magia con la forza. Cioè tipo sposta l'aria, distrugge roba. E niente, tutto qui. Questa è la classica merda dei Jump, quello che dicevamo prima. Esatto. Comunque questi muscoli irreali sono favolosi. Io pure sta andando un sacco forte. Vabbè, i giapponesi sono dei cretini, non è che c'è tanto da dire. Il disegno mi fa l'unica... Tra l'altro, quest'opera, prima di essere serializzata, aveva un capitolo one shot, come vabbè, tutto sul Jump, che non c'entra un cazzo con l'opera effettiva. Infatti all'inizio ho avuto un po' di calo, poi si è ripresa, però boh, io ho letto qualche capitolo e non mi piace per niente. Questo lo portano sicuro. Vabbè, questo lo prendo, tanto sono due numeri. No, ma lo portano sicuro perché è di Kubo. No, chi si occupa di quel manga? Cioè, ma c'è la roba seria? Sì, sì, sì. Allora, vabbè, sta cagata non la voglio neanche guardare. Ok, posso parlare di questo un secondo? Vai, no, vai. No, non puoi parlare. Buttalo fuori. È una giampata. Un tratto del disegno bellissimo. L'idea della storia stupenda, perché è una cosa tutta che si basa sul tempo. Tutte cazzate così che mi piacciono un sacco, interrotta a due volumi perché ai giapponesi non è piaciuta. E devo dire che i giapponesi, come sempre, non capiscono un cazzo. Comunque, ho avuto il microfono disattivato per tutto il tempo, non sono io. Sì, è Fendrix che fa casino. Ma come? Ciao. Sì, sì, sì. Ma come? E vai, non sono io. Cazzo, scusa, abbiamo votato quello sbagliato. Abbiamo ucciso un innocente. Però quando Alta parla, se io sono mutato... È perché ciao, c'è due story. Prova, non so, a collegarti col telefono. Io non so che cosa posso fare davvero. Più che mutarvi o sbattervi fuori brutalmente, non... non so che fare. Chi lo compra? Se lo fanno? No. Uscire? No, nemmeno io lo compro lei. Io lo compro soltanto perché c'è il pallino che l'ho sempre voluto leggere e non l'ho mai avuto. Cioè, perché le edizioni che c'erano facevano schifo. Ah, non ti piace l'edizione blu e rossa? Sono dei piccoli. Dai, l'edizione rossa è ribaltata. La blu faceva schifo. La blu perché... no. La blu no. No, guarda, però... Guarda Fenderfix, io non lo compro perché tanto so che è Star, verrà ristampato fino a che poi non ci diranno: ehi, guardate, stiamo andando a far esaurire tale cosa, non la ristamperemo sì, più come con Bambi, quindi c'ho degli anni in cui posso aspettare, dai. Invece dai, la grande avventura che vedo qua è dai, no? La Madonna. Dai, no? Raga, sto coso è 4 anni che deve uscire la Perfect Edition, è uscito prima quella... ma sai qual è la cosa? Che è uscito l'anime adesso in Giappone, il remake, e ci hanno fatto la Perfect. Quindi adesso la Star è quasi obbligata a portarlo, se non questo l'anno prossimo. Perché hanno i materiali pronti, non deve crearli. La vecchia edizione, ma me lo ricordo. Beh, è di buono, l'ho stampato da talmente tanto tempo che io non so pensare com'è tradotta quella roba. Io l'unica cosa che so dell'emblema di Roto è che avevo l'emblema di Roto, letteralmente, di Dragon Quest e l'ho regalato a Davide. Basta, non ce l'ho più. Mi hai fatto proprio un bel regalo, è una serie di merda. Ma che cos'è quella cosa là? È molto rocciosa. Non ho assolutamente idea. Saint Tail. Quegli occhi mi inquietano. Ah, questa cosa che si muove è il mio uccello. È un
E poi abbiamo lui che è sicuro che lo portano. Questo io lo ricompro subito, appena esce lo compro. Per quale motivo dovrebbe uscire Shaman King? Non è ancora... Forse non lo sai. Praticamente Shueisha ha perso i diritti e lo ripubblica Kodansha. Ah, ok, ok. Fico. Quindi la Star non può più ristampare la Perfect, ma questa nuova Perfect, che beh, Anime Click ha scritto quindi Perfect. Quindi c'è un nuovo finale o c'è il precedente finale? Ah, no, c'è il finale della Perfect. Ok, vabbè, se al finale della Perfect va bene. Beh, per forza, no, perché prima era segata, dai, non l'aveva il finale. Sì, lo so. No, ne aveva uno così, diciamo, la così. Mm. Ma che poi mi sa che il finale finale era quello che ci arrivava, che cambiava un po'. No, non proprio, c'è molto molto di più nel mezzo, ma un sacco di roba. Io Shaman King ci pensavo un paio sì, di ma alcuni volumi se esce lo prendo, nonostante la mia avversione per gli shonen, però no, piglialo. Questo è lo shonen che devi comprare, è veramente una bella chicca. Si volevano portare l'Arakawa a Lucca e quindi si tenevano l'annuncio della Perfect per quest'anno in concomitanza dell'uscita dell'ultimo volume di Silver Spoon, che casualmente esce entro fine anno. Questa, come l'ho vista, mi è sembrato, e lo dicono pure lì, la copertina di La mia prima volta. La mia prima volta, sì. No, la copertina giapponese è uguale a questa qua, la di La mia prima volta, cioè proprio scritta così, coi kanji così e tutte cose, solo che è molto simile, ma totalmente un'altra autrice. Qua ci sono un botto di Boys Love, ma li ho saltati, non penso che... No, vabbè, ma mostra anche quelli, ma povera utenza, premia tutta l'utenza, non solo quello che vuoi. Allora, non c'ho nessuno che legge Boys Love nella mia utenza, li ho bannati tutti. Immagini? Tipo 089, se accedi da Mac te banno da Discord. Allora, questo penso che vi interessa perché è di Furuya. Sì, quella nuova. Comunque il tratto di Furuya è cambiato, una cosa impressionante. Adesso sembra quasi un autore normale. E infatti pubblica pure su riviste shonen, non gli frega più un cazzo a lui. Zero. Yes, è l'ultima che ha fatto. Comunque sta roba non spero che non la portino. È dall'autore barra autrice, non so, di Bugie d'Aprile. Ah, Bugie d'Aprile, sì, sì. Esce pure l'anime. Perché non dovrebbero portarlo? Ma perché poi non inizierà a vendere un cazzo. Gli sportivi, ma quello ovviamente sta all'editore vedere un po' cosa secondo loro può vendere o no. Dopo Slam Dunk adesso va bene, anche la nuova di Holly Benji penso che la stiano comprando abbastanza. Sì. Guarda, poi un manga di questo autore che ha fatto piangere tantissimi con Bugie d'Aprile, secondo me venderebbe a prescindere. Io ho i primi due di Bugie d'Aprile e basta. Madonna, non è vergogna. Però ti devo dire perché l'ho stoppato. È successa la stessa cosa con One Punch Man. Mi è piaciuto talmente tanto l'ultimo volume che ho letto che ho detto vabbè, chiudiamola qua. Ma come? Comunque questo invece è possibile che lo portano perché proprio dell'autrice di La mia prima volta. Portano tutto di questa. Io mi devo ancora leggere la parte 2. Sinceramente io non lo prendo. A me sono piaciuti, sinceramente. Sia il primo che il secondo. Solo che credevo che questo fosse proprio una cosa a parte, finisse lì. Questo è interessante pure. Questo io lo voglio, lo desidero. Come dopo la pioggia. Mi serve di nuovo un manga di quell'autrice. Mi manca Come dopo la pioggia. Come dopo la pioggia rimane una madonna di serie. Sì. Bellissima. Ma quanto è lungo sto Toto Annunci? Ma ce la facciamo per domani? Una certa vorrei anche andare a dormire. Ragazzi, io vorrei un attimo sollevare una questione. Sì. Dica. Che abbiamo fatto, secondo voi, di male come genere umano per meritarci gli webcomic coreani? Io non lo so. E lo ora dico mentre quello di Tower of God mi guarda così. Esponimi la tua critica, perché voglio comprenderla al meglio. La mia critica è che non è fumetto, è più indecoroso degli anime comics, cioè non esiste, non hanno preso tutto quanto quello che è stato lo studio, magari sulle gabbie, su tutta quanta la teoria anche dello spazio bianco che a te è tanto chiara, cioè che a te piace tanto, permette semplicemente delle cose che non so, delle gabbie, so semplicemente delle azioni che vengono in uno spazio totalmente bianco, quindi è etereo. Cioè, fluttuano nel nulla, così come il nulla è la valenza artistica di sta roba. È molto... Allora, il discorso che voglio fare io su webcomics è molto semplice. Secondo me, portarli in fumetto non ha un cazzo di senso. Zero, anche perché se tu lo pensi a scorrimento orizzontale, mi tocca spogliarlo, tutte le regole dei volta pagina. No, ma loro hanno una struttura. Hanno una struttura che si basa per l'appunto su quello spazio bianco. Ed è fatto proprio che tu lo leggi in questa maniera. Quello spazio bianco determina il tempo. E deve stare solo là, su
su internet, non in volumetto. Comunque Killing Stalking non l'ho nemmeno recuperato, perché per me doveva stare solo in digitale, cioè non ha senso avere il cartaceo. Perché c'è chi l'ha comprato? Questo manga potrebbe portarlo Dinit, secondo Anime Click, perché l'autrice è già stata portata da Dinit. Chi è l'autrice? Si chiama Yukiko Goto. Bene. Dicono che è un manga che ha fatto molto parlare di sé in Giappone, come il pene del senpai, perché i temi sono più o meno quelli. Ok, quindi cazzi mozzati e ragazze che si interessano al pene, capito? Roba per me. Traduciamo il titolo, aspetta, sono curioso. Si chiama Ops, non ho bisogno di un cazzo. Si compra. Lo voglio. E questo io lo voglio. Io lo stavo leggendo in scan, mi sono fermato. È lento a spiccare sta serie rispetto a Maghi, almeno. Però non è male. Ma chi ha della stessa autrice? Sì. Guarda quanto è bello quel coso, ho anche imparato a disegnare. Ha imparato da Maghi a disegnare. Boh, sono finiti. L'ho finito, sì. Io ragazzuoli, ma se chiudessimo... Sì, devo staccare pure. Vabbè, comunque, quindi penso che faremo la conferenza J-pop, che è sabato qua sul canale, sul mio sicuramente. Quindi seguitemi su Telegram, vi faccio sapere tutto quanto. E c'è anche l'ultimo spammino. Seguitemi su Instagram, che posto le foto dei volumi che leggo, e sul mio OnlyFan, che posto le foto del culo. Poi se volete fare un giro di spazio... Nel cazzo no, però... No, non si può, comunque c'è sempre un certo decoro, è soft. Ah vabbè, allora alzo le mani. C'ho un bel culo.